Noi siamo pronti a voltare pagina, torniamo nella nostra città, nella città di Roma, in questa volta non per continuare a commentare i risultati delle amministrative, i ballottaggi li abbiamo già raccontati, ma non vi abbiamo raccontato di ciò che attiene la nostra città. C'è stata una polemica, è stata aperta nella giornata di oggi da parte del Partito Democratico che ha raccontato di una serie di lamentele, di segnalazioni, di forti disagi arrivati al loro indirizzo per anziani e disabili nei vari municipi di Roma, presso soprattutto alcuni sportelli di ATAC, dove non sarebbe stato ancora attivato il servizio per il rinnovo delle tessere agevolate di ATAC. Insomma, facciamo un po' di chiarezza, perché poi questa dichiarazione è stata smentita dalla stessa ATAC, che con un comunicato, insomma, ha fatto sapere che in realtà nel 20° municipio, per esempio, gli sportelli non sono mai stati aperti proprio a causa dell'impossibilità del municipio di individuare i locali consoni alle necessità. Ma andiamo per gradi. Cerchiamo di capire prima di tutto come funziona la questione del rinnovo di queste tessere, quando vanno rinnovate, dove rinnovarle. Tutte domande che rivolgeremo al prossimo dei nostri ospiti, per noi è un piacere poter ritrovare ai nostri microfoni, sulle nostre frequenze, l'assessore Antonella Aurigemma. Buonasera, assessore. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Dunque, questa sera facciamo un po' di informazione nei confronti dei nostri radioascoltatori perché alcune dichiarazioni quest'oggi hanno creato un po' di perplessità, insomma, in merito alla questione delle tessere ATAC. Allora, noi per la prima volta con le nuove agevolazioni abbiamo approntato un sistema completamente diverso che avveniva negli ultimi 10 anni. Quando si affrontava il problema delle agevolazioni si mandava la gente soltanto nei 10 capolinea autorizzati diciamo, a effettuare questo servizio. Noi per la prima volta questo servizio l'abbiamo demandato in tutti e 19 i municipi, compreso il 20°, dove per problemi logistici non c'è stata la possibilità di poter aprire, avere la disponibilità da parte del presidente del municipio, abbiamo demandato alla vicina Piazza Cipro. Quindi diciamo, è quantomeno sterile la polemica di dire ci sono file, perché per 20 anni la gente aveva 10 punti, oggi per la prima volta ATAC va direttamente nelle sedi territoriali e da 10 i punti diventano 29. Quindi mi sembra diciamo, anche sterile parlare di questo. Io parlo di più del fatto che sono tantissime le persone che non solo hanno avuto la possibilità di mantenere invariata la loro agevolazione, ma sono tantissime le persone che hanno visto incrementare la propria agevolazione. Perché, giusto per ricordare, Sì. diciamo, questo non vuole essere né una critica né tantomeno fare strumentalizzazione che mai, soprattutto in questo momento, non serve. L'amministrazione comunale, così come tante altre amministrazioni, a seguito della finanziaria ha avuto dei notevoli tagli. Nella fattispecie il Comune di Roma avrà una minor contribuzione da parte del governo centrale di oltre 500 milioni di euro. In Ecco. più il trasporto è stato penalizzato di altri 120 milioni di euro circa da parte della Regione Lazio, e questo non vuole essere Una critica. diciamo, una critica, anche perché la Regione Lazio a sua volta ha avuto dei tagli. Certo. Noi con tutti questi tagli non solo abbiamo mantenuto e invariato il sistema delle agevolazioni che continua dal 2003, ma abbiamo anche incrementato le agevolazioni per le fasce più deboli. Quindi faccio un esempio dei disabili, che un abbonamento annuale costa 48 euro, noi con le fasce più deboli abbiamo fatto abbonamenti da 20 o da 35 euro, così come con lo stesso criterio abbiamo adoperato il reddito ISEE sia per gli studenti, perché secondo me non è giusto che lo studente di una famiglia di disoccupati paga lo stesso abbonamento di uno studente di una famiglia medio-alta. Stesso discorso anche per i pensionati. Io per 65, un conto è far pagare l'abbonamento ad un pensionato con una pensione minima, un conto è far pagare l'abbonamento ad un pensionato che ha una pensione di tutto rispetto. Certo. Adottando questa politica del rigore, ma anche della certezza, perché va ricordato che per la prima volta noi adottiamo dei sistemi elettronici. Non rilasciamo più abbonamenti cartacei, ma abbonamenti dotati di microchip e dotati di foto. Quindi si acquisisce la certezza della persona e si dà maggior comodità, perché con quell'abbonamento è sufficiente, visto che ci sono tutti i dati, andare a rinnovarlo, a ricaricarlo di volta in volta quando si riterrà più opportuno in tutti diciamo, i centri autorizzati del circuito Metro e Buscard. Quindi, per farla in breve, è quantomeno singolare che appartenenti di un partito che a livello nazionale
votano una finanziaria e adottano, come giusto che sia in questo momento, una politica del rigore, i componenti dello stesso partito a livello comunale criticano la politica che hanno votato i loro rappresentanti a livello nazionale. O peggio ancora, nella fattispecie, è quantomeno singolare vedere che gli stessi componenti dello stesso partito adottano un sistema e lo portano avanti nella città di Milano, dove sono forze di maggioranza e dove c'è un reddito ISE che è di 15.000 euro, e criticano lo stesso meccanismo con un reddito ISE di 20.000 euro, quindi superiore, dove sono opposizione. Io penso che mai, come in questo momento, sia da tenere a spunto le proposte più volte avanzate da parte del Presidente della Repubblica, che al di là degli schieramenti, al di là della strumentalizzazione, oggi il Paese, come la fattispecie la città di Roma, deve trovare un comune denominatore, perché su temi particolari come quello del trasporto io penso che è difficile trovare connotazioni politiche, schieramenti politici che la possono pensare diversamente. Certo, soprattutto insomma in un momento in cui il dato fondamentale deve essere la responsabilità. Sempre sul tema trasporti, quest'oggi c'è stato un forum dal titolo "I servizi di trasporti a Roma e nel Lazio dopo il decreto liberalizzazioni, programmazione, organizzazione, governance e gestione", che si è svolto a Palazzo San Macuto. Io so che lei era presente. Sì, sì, è stato un convegno, è importante che il partito, nella fattispecie del PDL, possa far sentire, possa trovare una linea comune. Io penso che sarà il primo di una serie di incontri. Ci sono stati incontri interventi di natura tecnica, in virtù di una liberalizzazione che a tutt'oggi continua ad avere delle proroghe, perché lo stesso legislatore deve passare dalla parte teorica a quella pratica. Io, al di là di quello che saranno gli esiti, la norma e di come intenderà l'autority poi andare avanti, e penso che sia fondamentale incominciare a capire e partire da un dato. Troppo spesso la politica all'interno di un settore così delicato come quello dei trasporti ha fatto delle intromissioni di campo, perché la politica è fondamentale nel dare gli obiettivi e gli indirizzi, ma l'azienda ha la sacrosanta è giusta facoltà di raggiungere quegli obiettivi e quegli indirizzi con la propria autonomia. Insomma, in parole povere, ADAC deve essere un bene comune, non deve farsi schiacciare da interessi personali o particolari, certo, che hanno prodotto in questi ultimi anni danni che pian piano si stanno cercando di risolvere. E nella fattispecie prendo da spunto i dati del bilancio di ADAC prodotti pochi giorni fa, dove non solo si è notato una netta controtendenza, perché è vero che l'azienda è in perdita, come sono in perdita tutte le aziende del trasporto pubblico, ma sono calate enormemente e sono diminuite enormemente queste perdite, c'è stata una razionalizzazione della spesa e c'è stato anche un incremento del mollo che la produzione che fa l'azienda. Questo nonostante i tagli di oltre 120 milioni di euro, di cui il Comune se ne è fatto pienamente carico, perché non farcene carico vuol dire tagliare delle linee e togliere dei servizi, ma nello stesso tempo apprezzare anche il lavoro di tutti gli attori, a partire dai lavoratori, dalle parti sociali, dai sindacati, che hanno svolto un ruolo importante con grande senso di responsabilità e appartenenza, perché per loro in questo momento forse conveniva più criticare l'operato o quant'altro, invece si sono seduti insieme a noi, si sono confrontati, hanno svolto un ruolo determinante nell'approvazione del piano industriale e i risultati sono tangibili sotto gli occhi di tutti, addirittura sono risultati che hanno superato gli obiettivi del piano industriale, quindi continuare, questo ci deve servire da pungolo, a continuare su questa strada nella politica del risanamento, a dare risposte, ma soprattutto a dare delle regole certe che siano uguali per tutti, che siano soprattutto regole aziendali, perché le regole aziendali si basano principalmente sulla meritocrazia. Ecco, assessore, un'ultima domanda, perché anche questa ce la scrive un nostro radioascoltatore, ci chiede lumi in merito alla metro B1, perché nei giorni scorsi avevamo raccontato insomma di questo collaudo, sembrava che non potessero partire. No, noi abbiamo ottemperato i lavori nei tempi previsti, che erano quelli di metà dicembre, tant'è vero che il 17 dicembre, se non sbaglio, abbiamo fatto la prima prova sulla metropolitana nel tratto da Bologna a Conca d'Oro, dopodiché sono iniziati, come
prevede la normativa italiana, i collaudi da parte del Ministero. I collaudi si stanno ultimando, adesso si è in fase di preesercizio. I collaudi servono proprio a verificare e a segnalare che tutte le cose, dai sistemi di sicurezza, di segnalamento, vadano bene. Noi pensiamo che nell'arco del fine di questa settimana o inizio della prossima si dovrebbero completare per intero tutta la fase preliminare e poter aprire finalmente la metropolitana all'utenza del trasporto romano. Ecco, assessore, questa sì che è una bella notizia. Noi la ringraziamo molto della sua disponibilità, della chiarezza, insomma ci auguriamo di aver offerto un servizio anche ai nostri radioascoltatori per quanto riguarda la questione relativa all'ATAC, un'azienda insomma che virtuosa, così la possiamo definire, nonostante le condizioni economiche. Questo lo dico al di fuori degli schieramenti o del partito di appartenenza, perché l'ATAC comunque sia un'azienda che non fa solo trasporto, ma un'azienda che rappresenta la città di Roma, al di là di chi sia il sindaco o l'amministrazione che governa la città. E quindi, come spesso dico, noi dobbiamo essere una sorta di custodi, di curatori, e quindi curarla con il buon metodo del padre di famiglia. È sufficiente fare questo, secondo me, per ridare credibilità e ridare soprattutto affidabilità alle istituzioni e alla politica. Assolutamente, grazie assessore. Grazie a voi. Grazie all'assessore Antonella Aurigemma, assessore alla mobilità di Roma Capitale. Insomma, è stato molto molto chiaro ed efficace l'assessore Aurigemma. Noi intanto siamo a fermarci qualche istante per una breve pausa, poi ritorneremo per ascoltare anche la controparte tra poco.